intendere, no? Il rapporto con l'autorità, il rapporto con la società. Buongiorno, e questo è il suo libro, ve lo faccio vedere subito. Se ne cambio più, che è uno dei motti del maggio francese, e il testo è edito dal E per le edizioni in Primacolo. Allora, ne discutiamo con Broggi, e vogliamo discutere con Broggi soprattutto di come il 68 è partito da Roma, dell'esperienza 68ina a Roma. Il tuo testo parla ovviamente di un'esperienza globale che ha investito diverse capitali europee, il grande movimento del 68, ma a Roma come è partito? A Roma è partito con gli studenti della Cattolica che in gennaio hanno manifestato per le condizioni appunto della loro università a San Pietro. Per occasione si spostò un celebre espulso della Cattolica di Milano che era Mario Capanna, che arrivò con la cuccetta, no, un giorno della notte, e tutti insieme andarono a San Pietro, dove a un certo punto le luci si spensero, gli studenti infatti avevano i libri con sé, studiavano, cercavano di insomma, utilizzare questo tempo anche per le loro attività studentesche, scolastiche. Allora ci fu l'idea di comprare, no, di dire la conciliazione delle candele, e iniziò una straordinaria luminaria che fu ripresa anche dalla TASS sovietica, che lancia nel mondo questa visione appunto di una Roma diversa. Era il primo atto, se vogliamo, di un movimento che poi si articola dentro. Poi si è articolato, poi ci fu l'occupazione del rettorato di Sant'Ivo alla Sapienza, i fatti di Valle Giulia, come andavano? Dunque, ci fu che nel febbraio furono occupate tutta una serie di facoltà, si innescò una spirale di repressione e di risposta da parte degli studenti che portò poi progressivamente a una serie di atti. L'occupazione di Sant'Ivo alla Sapienza è un atto con cui tre studenti, che si chiamavano Uccelli, studenti di architettura, occupano la Guglia del Borromini per mostrare al mondo l'esistenza di questo movimento. L'occupazione dura 36 ore, dormirono dentro la Guglia, e Sant'Ivo alla Sapienza fu circondato da appunto migliaia di studenti che andarono a, come dire, a sostenere questo momento di lotta. Successivamente appunto ci fu poi Valle Giulia, che nacque appunto da un corteo di protesta che era originato dagli scontri precedenti, e che poi a Valle Giulia appunto ebbe momento di caduta, insomma, con degli scontri piuttosto violenti. Ci furono fatti drammatici. Ma senti, ma il 68 ha avuto più buoni o più cattivi maestri? Ma questa è una domanda che in genere viene collegata a una visione del 68 come culla della violenza. Devo dire che è una domanda che quando è passato un po' di tempo dai grandi fenomeni storici, magari si ha la possibilità di vederli meglio e di cercare di metterli a fuoco meglio nei loro lati positivi e nei lati negativi. Certamente, il problema è che i cattivi maestri in genere vengono collegati appunto con una prosecuzione del tempo che è quella degli anni di piombo. Devo dire che nel 68 gli studenti hanno preso un sacco di botte, insomma, hanno cercato anche di reagire conducevano appunto azioni di lotta che erano anche illegali, ovviamente occupare così come interrompere una lezione è un'illegalità, però appunto non andavano poi molto oltre questo. In realtà appunto lo scontro poi fu causato da una sordità istituzionale che non riusciva a colloquiare, no, con lui. Io sono davvero in chiusura, l'ultima domanda, 10 secondi, cosa resta oggi del 68? Ma penso di essere lo sciopero di Amazon, che ha visto recentemente dei giovani precari per alzare la testa per la prima volta e quindi chiedere quello che nel 68 si chiedeva, la dignità della persona. Grazie a Paolo Broggi per essere stato con noi. Adesso. Grazie.